Nella mattinata di giovedì 27 gennaio, giornata della memoria, a Palazzo Gromolosa, gli studenti del liceo Avogadro, eletti alla consulta studentesca, hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione organizzata dalla prefettura di Biella per ricordare le vittime della Shoah. Questo elenco che avete appena ascoltato è solo una minima parte dei beni torti a milioni di uomini, donne e bambini. Dal 26 settembre 1942, con precise note redatte dal generale di brigata August Frank, si stabilisce a chi e come destinare tutti quei beni sottratti agli ebrei, agli zingari, ai polacchi e a tutti i prigionieri dei campi di Auschwitz, Treblinka, Sobibor e Belzec. Erano presenti per offrire la propria testimonianza le principali autorità civili, militari e religiose del territorio. La prefettura di Biella ha promosso e coordinato la cerimonia odierna, chiamando a collaborare la comunità ebraica, l'ufficio scolastico territoriale di Biella, l'Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea, che in qualità di direttore rappresento. E ci troviamo qui questa mattina proprio per tenere vivo il ricordo e non dimenticare quelle vittime dell'Olocausto, di cui in maniera molto, molto cruda e molto realistica abbiamo prima avuto modo di vedere, e tutti noi di rimanere impressionati e commossi. Anche il mondo della scuola è stato chiamato a collaborare. Un gruppo di studenti dell'Istituto Comprensivo San Francesco ha letto un brano di Primo Levi e la consulta studentesca ha proposto una riflessione originale elaborata in comune e letta dalla portavoce del gruppo. Anna Fran, Liliana Segre, Alberto Meli, le sorelle Bucci, Primo Levi e anche moltissimi altri non possono essere dimenticati. Per cercare di ripararli di ciò che hanno fatto, basta ricordare le loro gesta e ringraziarli per questo, affinché possano consegnare ai posteri la fiaccola del loro cuore come l'eredità più grande dell'umanità. Proprio perché, come diceva Primo Levi, chi dimentica il proprio passato è condannato a riviverlo, possiamo affermare che chi rifiuta questo passato dovrà per sempre portare sulle spalle il peso di aver tolto la possibilità alle generazioni successive di poter condurre una vita migliore. Lasciamo alla storia il dolore, ma nutriamoci di quest'ultimo per costruire un futuro in cui violenza, discriminazione e superiorità non esistono più. Grazie. Questa mattina io e Virginia, in quanto rappresentanti della consulta per il nostro liceo, abbiamo partecipato a questo evento a Palazzo Gromolosa, in cui hanno partecipato le massime cariche pubbliche locali e anche i rappresentanti delle varie comunità religiose. Sono state fatte diverse riflessioni in ambito della giornata odierna per la memoria, 27 gennaio, e anche noi come rappresentanti di consulta abbiamo fatto delle riflessioni sia sul tema della memoria, dei personaggi che comunque hanno rappresentato una fonte per quelli che sono stati i campi di concentramento e comunque le persecuzioni verso gli ebrei e anche tutte le altre categorie, e in paragone al negazionismo moderno del Covid, e del fatto che oltre all'importanza di ricordare, anche dell'importanza di combattere questa ignoranza che al giorno d'oggi si sta trasformando in episodi violenti, sia appunto nei confronti degli ebrei, e comunque pensiamo ai casi recenti del ragazzo di Livorno che è stato vittima di insulti da parte dei suoi coetanei, e sia comunque del negazionismo del Covid che tuttora è molto attuale. Il prefetto di Biella ci ha contattato e ci ha permetterci di partecipare a questo evento durante la giornata della memoria, e ci ha chiesto soprattutto di elaborare una riflessione su, mettendo in confronto il negazionismo della Shoah e attualizzandolo con quello del Covid. Io e gli altri elementi che partecipano alla consulta abbiamo elaborato un testo che appunto mettesse in relazione questi due eventi disastrosi che hanno caratterizzato il secolo scorso e questo
odierno e insieme abbiamo appunto cercato di esprimere ciò che più sentissimo e in modo tale da permettere anche alle altre persone di comprendere ciò che più relazionasse questi due eventi. Vorrei ringraziare comunque il prefetto che ci ha invitato a partecipare, a noi rappresentanti della Consulta. È stato un onore comunque entrare in contatto con le massime cariche, sia istituzionali che religiose, e comunque speriamo che quello che è stato fatto oggi serva anche per il futuro, per noi nuova generazione che saremo il futuro di questo mondo. Dobbiamo ricordare, in base a quello che è successo, eseguire senza ricapitare in quello che è accaduto in passato.